Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, come state? Spero tutto bene, strano che non ho fatto il mio buongiorno. Mi è arrivato il pacchettino da DM, ho acquistato online e ragazzi, alcune cose sono rovinate perché mi è arrivato il pacco distrutto, non per colpa del corriere, ma era proprio già rotto di per sé. Il mio compagno, comunque, essendo in questo settore, lavorando in questo settore, c'era tutto un iter da fare, dovevo magari lasciare giù il pacco, però semplicemente ho detto no, vabbè, prendilo e poi vediamo. Il pacco fuori, ma dentro era un disastro, quindi la colpa va direttamente al DM. Ottimo così, perché non avevo mai visto un negozio, comunque un'azienda, spedire così male. Cioè, vi giuro, le scatole, ok, riciclare, ok, la plastica no. Però, Dio santo, almeno mettimi della carta nei prodotti, almeno sigillali qualcosa, chiudili con dello scotch di carta, non lo so, fai qualcosa, ma non buttare i prodotti così alla rinfusa, che sai che magari sono anche delicati, si possono o rompere o aprire, cosa che mi è successa. E niente, sapevo che c'era comunque questo rischio, perché appunto mi aveva avvisato, però non volevo lasciare giù il pacco. E quindi ecco, ho contattato comunque il servizio clienti, adesso mi dovranno rispondere. Ho fatto le foto di tutto perché, ragazze, un disastro, ma vi giuro, buttati nella scatola così a un po' di cane. Quindi, boh, non so neanche se consigliarvi lo shop online, magari è stato un caso, ovviamente, prima volta, primo caso. E vabbè, mi tiro qua i prodotti e ve li mostro. Allora, parto con i prodotti più pesanti. Ho acquistato, è ancora tutto sporco, li ho anche lavati con l'acqua perché erano zozzi, dell'omino bianco. Ho preso la candeggina delicata, efficace sulle macchie già a 30 gradi, al muschio bianco, si sente? Ha un buonissimo profumo comunque questa. Poi ho preso della Mucchina, igienizzante pavimenti, rimuove gli allergeni senza risciacquo, fresh aloe, anche per ambienti con animali domestici, rimuove germi e batteri. Questo qua, insomma, lava pavimenti. Poi, io mostro i prodotti più grossi. Ok, ho preso della DAC il Total Action Vicigel disinfettante alla lavanda, uccide il 99,99% di batteri. Questo qui, mai provato, della DAC proprio non credo di averli mai provati, uso sempre quelli di vicinette, insomma. Collo esclusivo, sempre profumo, raggiunge anche i punti più difficili, infatti va puff, e niente, lo proverò e vi farò sapere. Vabbè che non faccio più video di prodotti finiti per la casa, però vabbè, magari ve ne parlerò. Poi ho acquistato questo pulisci bagno naturale, scritto tutto in tedesco, ma fidatevi di me. Eccolo qua, in italiano, Denk Mit, detergente per il bagno Natur, 750 ml, contro sporco e calcare, adatto anche a cabine doccia, con acido citrico naturale, tensioattivi a base di materie prime rinnovabili. E 750 ml, ho voluto prendere questo più eco, più naturale, perché ragazzi, quello che ho preso di non Mulino Bianco, di Mastro Lindo in collaborazione con Ambipur, di un chimico, ma di un chimico di una pesantezza unica, che, scusate lo singhiozzo, che mai più nella vita ho fatto proprio fatica a finirlo. Mi faceva soffocare, vi giuro, mi mancava il respiro. Puliva bene per carità di Dio, ma non riuscivo a stare in bagno, cioè dovevo spruzzarlo e poi pulire tutto di fretta e furia perché dovevo fare proprio così, mi mancava il fiato, ogni tot uscivo dal bagno perché è terribile. E niente, quindi proverò, vi farò sapere anche di questo. Poi non c'è più la scatola perché è tutta rovinata. Ho preso lo Swiffer Duster XL o il Pro, comunque l'ultimo uscito, questo allungabile anche per pulire i mobili, insomma, le superfici, rimuovere la polvere.
questo qua, l'ho già provato in velocità, mi piace, comunque è valido. Poi preso di Vert Eco Detergente Piatti, Pompelmo e Melograno, formula sgrassante, Vert Chantecler. In realtà ho già acquistato il detersivo per i piatti da Eurospin, vabbè, voi vedrete il video a fine mese, ma ho acquistato anche questo per il pack, perché è piccolino, è più comodo. Quello di Aerospin è una tanica da non so quanti litri, ed è scomodo da tirare su, è pesante. E quindi ho voluto provare questo qua, sempre ipoallergenico, sempre appunto della linea Vert, che è quella più green, diciamo, di Chantecler, mettiamola così. 100% attivi di origine vegetale, completamente biodegradabili. Per me melograno, quindi ecco, quando lo finisco poi lo riempio con quello di Eurospin. Poi qua è ancora un po' zozzo, secondo me mi esce ancora prodotto, non riesco a capire. Vabbè che qua è rotto, mannaggia, ma sul tappeto nuovo però. Vabbè, della Denkmit, sempre tedesco. Spray per la cura dei mobili 400 ml, tipo l'emulsio mangiapolvere, per intenderci. Poi pacco di fazzoletti della Tuscany, la bellezza Tuscany, della Tuscany, la bellezza della carta, fazzoletti soffici e profumati con estratto di olio di oliva biologico, olio di oliva biologica, vabbè, questi. Poi dello Scottex, che ho già messo via perché era tutto bagnato. Poi ragazze, ho preso, se riesco a prendere quello là in fondo, due saponi mani, in realtà tre, della Fresh and Clean gel di frutta, sapone liquido idratante con gel di aloe. Questo, ah, ma perché mi esce tutto? Questo è mora e mirtillo. Questo invece è fragola e ciliegia. Questi due. Ci sarebbe anche un terzo prodotto, ma ragazze, che è questo, che ha un profumo fantastico. Non vedo l'ora di acquistarlo su Amazon. Ho trovato tipo tre di questi a 4 euro su Amazon. Ha un profumo che è buonissimo, però dentro la scatola, ragazze, era questo tipo, era su in alto, questo era sotto. E questo vuoto si è rovesciato su tutto questo ben di Dio. E peccato perché ha un profumo veramente fantastico. Sapone liquido elimina odori con Odor Neutralizer. Azione igienizzante, ideale in cucina. Infatti l'avevo preso apposta da mettere in cucina e lo riacquisterò. Poi, come vi ho già detto, su Amazon. Questo è stato quello che ha fatto il danno, che secondo me non l'hanno chiuso, l'hanno messo così alla popò di cane e si è spaccato tutto. Vabbè, affari loro. Poi ho preso di nuovo questo di Amukina idratante, sapone liquido mani igienizzante che tengo in cucina, ragazzi, è buonissimo, super delicato, una profumazione pazzesca, rimuove gli odori, subito questo. Poi ho preso le veline, grazie, sono tutte rovinate, non so se potete vedere, di Ebelin, sono 90 pezzi, 3 la jig, quindi credo tre cose, tre veli, e tutti rovinatozzi. Questo è proprio quello più sacagnato, ma veramente sacagnato tanto tanto tanto, e infatti dentro un po' rovinato. Vediamo quelli che riesco a salvare. Comunque vabbè, anche se lo pagate poco, 1,20 euro, 99 centesimi, mi scoccia perché comunque le ho pagate già. Poi, acquistato ultra dolce, quanto tempo? Ok, ultra dolce, devo andare velocissima. Ultra dolce, balsamo cremoso nutriente, rituale d'argan, crema di mandorla e olio d'argan del Marocco per capelli secchi e molto secchi, molto secchi. Buono. Poi ho preso il mio solito shampoo alla camomilla, ultra dolce, camomilla illuminante e mele di fiori per capelli chiari, che ultimamente non sto più trovando da nessuna parte. Poi ho preso questo Bambini 2 in 1, ok?
shampoo e balsamo ipoallergenico, irraleone, albicocca e fiori di cotone, tutti i tipi di capelli, non brucia gli occhi, mai più nodi. Allora, perché l'ho preso? Uno, perché c'era Raleone. L'ho preso in assoluto quasi per quello. Poi perché sapeva di albicocca e perché c'era scritto mai più nodi, quindi vediamo. Wow, sa di tè alla pesca della San Benedetto, che io odio bere perché non mi piace, è l'unico tè alla pesca che proprio fa schifo, anche quello al limone. Ma sa proprio di quello, l'odore mi piace, ma il gusto no. Oh, è buonissimo. Questo secondo me lo proverà anche il mio compagno perché comunque è delicato per bambini. Mamma mia, che buono! Oh mio Dio, sa super di albicocche, super dolcioso! Wow! Buonissimo! Ma, scusatemi, ma devo andare più veloce, ma non credo di farcela, porca miseria! Perché ho finito la memoria. Ok, 30 secondi, non ce la farò mai. Garnier Fructis Aloe Hydra Bomb, shampoo idratante, senza odore di idratazione, capelli disidratati. Poi shampoo secco nuovo della Garnier Fructis, Yuzu Lemon Invisible Dry Shampoo, shampoo secco senza acqua. Scuotilo, infatti qua sotto tipo c'è una polverina, non so se vedete. E ragazze, per finire queste vaschette qua tutte rovinate per il water. E vabbè, finito, io vi mando un grosso bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!